Grazie, buongiorno a tutti. Sì, il mio intervento ha questo titolo molto cerebrale, molto cervellotico, mi scuso. In realtà il tema cinematografico sarà un tema che correrà durante questo intervento in mezzo a una serie di altre cose, perché mi rendo anche conto di essere sostanzialmente il secondo incontro sul senso per voi, quindi cercherò anche di dare delle nozioni di carattere più introduttivo relativamente ai temi dell'anonimato, della pseudonimia e anche dell'eteronimia, così diciamo aprendo anche il campo al prossimo intervento, che sarà quello del mio collega Vincenzo Idone Cassone. Il titolo è non solo Paraliponomi della cinematomachia, ma anche sottotitolo, ovvero L'infame storia di Alan Smithy. Qualcuno ha mai sentito il nome Alan Smithy? Nessuno. Quanti appassionati di cinema ci sono in quest'aula? Pochi? E allora il cinema è morto, come dicono, me ne vado. No, sono sicuro che sono di più. Il titolo è sostanzialmente una mia riformulazione di un titolo invece che dovrebbe essere un pochino più noto, e cioè Paralipomeni della batracomiomachia. Si tratta, non so quanti di voi hanno fatto il liceo scientifico classico, hanno comunque incontrato l'opera di Giacomo Leopardi, di un poemetto satirico di Giacomo Leopardi che lui usa per fare appunto satira rispetto al fallimento dei moti rivoluzionari. La prima edizione del 1831, e sostanzialmente le figure animalesche dei topi e delle rane sono allegorie poste a battagliare le une con le altre. Etimologicamente batracomiomachia è da batracos, rana, mis, topo, e mache o mache, battaglia. Io non parlo greco, scusate. E infatti anche parole come tauromachia, ad esempio, hanno appunto il suffisso machia a indicare battaglia o qualcosa del genere. Il poemetto di Leopardi è già in qualche modo una rivisitazione di un'opera pseudomerica che ha lo stesso titolo, che vi ho lasciato. Insomma, l'allegoria animalesca è un'allegoria che non è chiaramente soltanto appannaggio di Leopardi. Qui anche vi lascio alcuni esempi più o meno noti: la fattoria degli animali, chiaramente la conoscono tutti, non so quanti conoscano la gattomachia o la moscheide di Teofilo Folengo, tutti i testi in cui appunto l'animalità è uno strumento per parlare dell'umanità in qualche modo. Sappiamo poi in epoche più recenti che la distinzione umano-animale in realtà è una distinzione fattasi sempre più cedevole in seguito al diffondersi giusto di nuovi modi di pensare il rapporto fra animali umani e animali non umani, per usare una terminologia oggi in voga. Tutto questo in realtà non c'entra niente con quello che vi dirò oggi, ma c'entra soltanto con il fatto che appunto io prendo i paralipomeni della batracomiomachia e li trasformo in paraliponomi della cinematomachia, dove paralipo rimane la stessa radice, ed è una radice che ha il significato sostanzialmente di omissioni, le cose tralasciate, le cose non dette. Quindi in questo caso i nomi che sono stati omessi nella battaglia cinematografica, nella cinematomachia. E Alan Smithy è proprio, in questa storia che oggi vorrei raccontarvi, il nome principale, simbolo di una battaglia interna all'industria cinematografica, perché alcuni sostengono che in realtà il nome non sia altro che un anagramma di The Alias Man. In realtà questo tipo di etimo, paraetimologia, è apocrifa, cioè non ci sono prove che in realtà il nome sia stato concepito per essere quel tipo di anagramma, ma come vedremo è un nome molto importante nel cinema, perché è il nome che si dà a tutti quei lavoratori del cinema, quindi in primis registi, ma anche sceneggiatori, produttori più raramente, attori e così via, che una volta terminato il film lo disconoscono, cioè non vogliono che il loro nome sia associato a quel film. Quindi quando voi vedrete un film e leggerete il nome Alan Smithy, sappiate che quel nome è messo lì per nascondere una persona che per qualche motivo non voleva più apparire nei credits del film.
per motivi di varia natura, come vedremo. Quindi è un nome molto importante in realtà, e di fatto anche non molto, ma comunque mediamente frequente. La prima datazione negli anni 60, ma ancora si usa molto, si diffonde non soltanto nel cinema, ma in tutta un'altra serie di pratiche di produzione testuale. Ci sono videoclip musicali con il nome Alan Smithy dentro, il nome compare come una sorta di mitologia in alcuni altri testi, c'è una puntata dei Simpson dove questo nome compare in alcuni videogiochi. E tracciare in qualche modo la storia di questo nome è molto interessante, di fatto, perché è una storia di testi disconosciuti, di testi che si trovano a nascere e non avere più un padre che li voglia bene. Insomma, è un nome che ci fa capire che il nome proprio è qualcosa di estremamente importante nella cultura. Allora io ho iniziato a chiedermi se sia possibile una semiotica del nome proprio. È una domanda strana ed è una domanda che ci potrebbe portare verso chine pericolosissime, nel senso che io propenderei per il dire che il nome proprio non possa deterministicamente dire qualcosa dell'oggetto a cui si riferisce. Eppure nel nome proprio si possono trovare in realtà alcune tracce della cultura che lo ha prodotto. Mi sono spesso chiesto se io ho meno la faccia da Bruno più che quella da Piero, ad esempio. Non so dirlo, però so che in qualche modo il mio nome si è fortemente attaccato al mio volto, e so anche che queste due entità risultano spesso indissolubilmente legate. Cioè, se io iniziassi a presentarmi ai miei amici e ai miei conoscenti come Piero, inizialmente avrebbero dei problemi, poi chiaramente forzando un po' la mano riuscirei a far passare anche questa cosa. Cioè, nel nome comunque ci sono spesso tracce storiche dell'epoca che lo ha prodotto. Io non ho mai conosciuto una persona che si chiamasse Adolfo, ad esempio, però ci sono degli Adolfo in giro, e non sempre vuol dire che la famiglia vuol dire una famiglia che ha certe simpatie. Senz'altro nei nomi, in dipendenza della cultura, ci sono anche delle componenti sociofonetiche, almeno a mio parere, che in qualche modo contribuiscono a semiotizzare in qualche modo il portatore del nome. Cioè, è molto difficile dare credito a un muscoloso personal trainer che si presenti come Pipino, questa è la mia idea, a meno che Pipino, per esempio, dopo un'adolescenza di derisioni, abbia deciso di allenarsi duramente per slegare il proprio corpo dal volto, e questo è un caso abbastanza tipico. Sappiamo anche come i nomi e cognomi spesso sono uno dei primi oggetti di derisione o di prese in giro in epoca di prima scolarità. Non mi vengono esempi chiaramente, ma per il proverbiale Gustavo Felice la mazza, sicuramente la scuola, le scuole medie e le scuole superiori possono essere molto difficili. E questo può diventare una spinta per il povero Gustavo Felice per costruirsi un'identità di un certo tipo. Tutto ciò naturalmente è per una culturalità del nome, per il quale chiamarmi Bruno dice già una serie di cose di me. In realtà Bruno è un nome di origine tedesca, però può dire, ad esempio, sempre tendenzialmente, che sono presumibilmente italiano o tedesco, potrei avere origini meridionali, magari calabresi, perché Bruno è un nome abbastanza diffuso per alcuni motivi in Calabria. Fra l'altro in Calabria c'è un posto che si chiama Serra San Bruno. Potrei avere i capelli scuri, perché è difficile che, voglio dire, una persona che arriva da una famiglia che ha un patrimonio genetico di un certo tipo, biondo, venga chiamato Bruno, cioè sarebbe un po', a meno che i genitori non siano dei sadici e così via. Ripeto, sono tutte, come dire, congetture. Altrimenti si va poi a fare una specie di lombrosianesimo onomastico, per cui, buongiorno, il nome in qualche modo determina la cosa o viceversa. Certo è che una volta che il nome mi è dato, il mio nome, come diceva il professor Leone l'altra settimana, mi definisce giuridicamente e semioticamente come un'identità precisa, situata assieme a tutta un'altra serie di metadati che vengono raccolti in un'apposita documentazione, che è proprio la documentazione che addirittura legalmente deve essere personalmente in vostro possesso. Cioè, io posso anche depositare il mio passaporto a casa di un amico, però legalmente il passaporto dovrebbe essere in mio personale possesso e così via.
E una volta che siamo in questa condizione è molto difficile cambiarla. Ci sono delle pratiche, cambiare nome all'anagrafe e così via, però è abbastanza difficile slegarsi dal proprio nome, e questo è il motivo per cui il nome è tanto importante per noi, perché nome e volto, che sono, diciamo, le due dimensioni che in qualche modo ci definiscono come soggetti singolari, si legano in una maniera molto forte. Infatti, ciò a dimostrazione del fatto che se io facessi una cosa estremamente grave o estremamente vergognosa, estremamente grave, vergognosa e grave sono, diciamo, vicine, però se uccidessi una persona per strada, oppure se, non lo so, per qualche motivo iniziasse a circolare un video di me nella mia intimità, come succede alle volte, le strategie di fuga sono di solito due. La prima è cambiare volto, che comunque è una strategia abbastanza complessa da mettere in atto. Non è facile cambiare i connotati, come si dice, cioè si può fare con operazioni di maquillage, truccandosi, eccetera, si può fare con la chirurgia facciale, però cioè, mettiamo che voi vogliate scappare dall'Italia e cambiare identità, vi invito a trovare un chirurgo facciale che ve lo faccia, diciamo, dall'oggi al domani. Altrimenti, diciamo, assieme a, si può cambiare nome, slegarlo dal proprio volto, che è esattamente appunto come fare viceversa, e che è un atto, diciamo, che produce moltissimo senso rispetto alla nostra persona, però appunto ci fa rimanere in dubbio se ci sia qualcosa di sensato a prescindere nel volto, nel nome. Questo non lo sappiamo. Gli incontri sul senso dell'anno scorso sono stati lungamente dedicati al tema del volto, che è un tema fondamentale. E qui siamo sempre nell'ambito, diciamo, di nome e volto nella socialità. Il nome però è qualcosa che è importante per noi, non solo diciamo perché definisce la nostra identità, ma perché definisce anche l'identità di degli altri. Definisce l'identità e l'alterità, il nome. Sto andando troppo veloce? No. In letteratura, ad esempio, il nome ha veramente un'importanza incredibile. Questo è un articolo di Gianna Petrone, si chiama Nomen Omen. Qualcuno sa cosa vuol dire Nomen Omen? Prego. È un nome che dice che ha una funzione, che indica qualcos'altro. Ad esempio, il nome appunto di Dionisio, il nome Omen, perché può significare, può derivare dal verbo greco diusomai, cioè odiare. E arriveremo anche lì. Appunto, letteralmente è un presagio il nome, cioè dice anticipatamente qualcosa di chi lo porta, in qualche modo è una definizione di chi lo porta, volendo. Questo è particolarmente vero in letteratura, mentre appunto la domanda è quanto sia vero fuori dalla letteratura, ma nell'universo che abitiamo, senza diventare appunto deterministi. Gianna Petrone dice: che cos'è un personaggio in letteratura? Prima di tutto il suo nome, dato che la letteratura è costruita pur sempre da parole, e qui si rifà in qualche modo all'idea di linguaggio come sistema modellizzante primario dal semiologo della cultura Lotman. Se nel linguaggio della realtà quotidiana il nome proprio è potuto sembrare uno spazio bianco del senso e un elemento privo di contesto, il cui unico significato si esauriva nella sua realtà fonica, nel linguaggio letterario l'uso dei nomi propri è sempre stato un atto di creazione poetica, quando questi si potevano inventare, o di adeguamento del mondo reale al mondo e alla verità dell'opera, quando non era lecito allo scrittore forgiarli ex novo. Identificare, classificare, significare, queste le funzioni comunicative del nome, di cui l'ultima è quella specialmente letteraria. Qui Gianna Petrone, senza chiamare direttamente in causa la semiotica, di fatto scrive righe profondamente semiotiche, in questo che è un bell'articolo che vi consiglio di cercare. E appunto, se questo è vero, se i nomi in letteratura significano, classificano, identificano in maniera così prepotente, e se è vero anche che in qualche modo la nostra comprensione del mondo è data per narrativizzazione del mondo, come alcune scuole del pensiero semiotico ci hanno insegnato, volendo o non volendo crederci,
Cioè, se la nostra comprensione del mondo si dà per storia e se nelle storie il nome proprio è un tessuto pregno di componenti capaci di generare senso, allora in qualche misura anche ciò vale nel mondo che abitiamo. Cioè, il nome è una sorta di destinazione dell'identitario. Ora, non so quanti di voi siano amici su Facebook del professor Leone, ma capita spesso e volentieri che nelle foto di viaggi del professor Leone compaia il suo volto vicino a figurazioni del leone. Ci sono statue con i leoni, ci sono dipinti con i leoni. Cioè, il professor Leone gioca in qualche modo sul suo cognome, nonché volendo anche sul suo nome. Attenzione, si parla sempre... Su Race è un po' più complicato nel mio caso, in realtà. Attenzione, si parla sempre di tendenze. Il nome proprio è qualcosa che comunque ci è dato, che rifugge in un certo modo a una condizione di alternatività e che pertanto rimane comunque in una soglia. Sappiamo che la semiotica è la disciplina che lavora dove ci sono alternative. Se non c'è chiaramente un'alternativa, la semiotica non sa bene come entrare. Diciamo che più che intrinsecamente semiotico, il nome è estrinsecamente semiotizzato o semiotizzabile. È qualcosa a cui si dà significazione più che qualcosa che da sé significa. Almeno questa è la mia idea, diciamo. Per farvi capire l'importanza del nome in letteratura, qui ho preso alcuni incipit di romanzi molto famosi. Ho iniziato con il chiamatemi o chiamami, anzi meglio, chiamatemi Ismaele, che è l'inizio di Moby Dick. Sono stati spesi fiumi di inchiostro su questo chiamatemi Ismaele. Oppure Gregor Samsa, destandosi un mattino da sogni agitati, si trovò trasformato nel suo letto in un enorme insetto immondo, che è... Andiamo all'ultima. Uno dei miei primi vanti era stato il mio nome. Chi è? Elsa Morante, l'isola di Arturo. E così via con Lolita, Rossella O'Hara, Buck Mulligan, Alice e così via. Cioè, l'utilizzo del nome nell'incipit di romanzi che poi diventeranno romanzi considerati capolavori della letteratura già ci dice qualcosa. Non so se è stato fatto un lavoro puntuale su questo tipo di uso del nome negli incipit, questo non so dirvelo. So che sarebbe interessante proprio perché appunto c'è una ricorrenza in qualche modo. Insomma, i nomi propri sono qualcosa di estremamente controverso. Ci hanno lavorato in molti, e ci hanno lavorato in molti dicendo molte cose spesso contraddittorie. Cioè, abbiamo qui una serie di fonti, la mia personalmente che mi... in qualche modo mi sembra più interessante quella di Bertrand Russell. I nomi propri hanno senso in quanto stanno per un'entità, cioè hanno un senso puramente segnico, ma il loro senso è connesso direttamente al rapporto del lettore con l'entità. Cioè, Bruno Surace non significa niente se non lo attaccate a me. Quando lo attaccate a me, in qualche modo ci diamo senso a vicenda. Appunto, altri invece sostengono, come Palmer nell'86, che non hanno proprio senso. Altri ancora invece sostengono che hanno senso. Adesso non scrivete tutte queste fonti, poi vi do le slide. Addirittura alcuni personaggi come Pavel Stekauer si lanciano in degli approcci onomasiologici anziché semasiologici al nome proprio, e cioè sostanzialmente suggeriscono di studiare i nomi propri come unità lessicali polisemantiche a partire dai semi, cioè fanno un discorso di semantica strutturale del nome proprio. Non so, voi siete alla magistrale, non so quanti sappiano cos'è un sema. Quanti sanno cos'è un sema? Ah, questo è un problema. Vabbè, magari se ho tempo vi spiego che cos'è un sema. In qualche modo comunque trattano i nomi propri come se fossero composte da tante piccole unità di significato che si articolano insieme per creare il significato generale del nome. È un'ipotesi strana, è uno dei rari casi in cui appunto si parla di semiotics of proper names. Anche Umberto Eco nel trattato parla a un certo punto di nomi propri, ma non con questo tipo di focalizzazione. Qua, scusate se sono un po' tecnico, poi torno a essere anche un po' leggero, però giustamente alcuni inquadramenti secondo me sono necessari. Il tema è dunque quello di definire se la semiosi scaturita da un nome si riferisca a dei type, cioè dei modelli o degli ideal tipi
se ci sia un modello di Bruno Surace da qualche parte che in qualche modo giustifica il fatto che Bruno Surace significa me o significa quel che significa, o dei token, cioè se siano appunto delle singole occorrenze definite nel qui e ora. Potrebbero esserci entrambi, ci sono anche qui fonti nel merito. Una fonte interessante, che è questo Hall che poi cita Katz, Baker e McNamara, ci parla appunto di come il bambino fa a decidere se una cosa è da indicare con un nome proprio o con un nome comune, no? Un'operazione non scontata da un punto di vista, diciamo, di costruzione del senso dell'ambiente che si vive. Il bambino infatti deve compiere delle operazioni cognitive di natura semantico-pragmatica da un lato, cioè definire se quella cosa che vuole nominare è una singolarità, quindi nell'universo dei peluche che sono nomi comuni è Teddy o no. E anche un'operazione sintattica, cioè iniziare a capire nella lingua, ad esempio, che in alcune lingue diciamo, il nome posto all'articolo determinativo, quindi il gatto, è un nome comune, mentre Garfield, che non ha un articolo prima, è un nome proprio, cioè ci sono delle operazioni cognitive importanti nella definizione del nome proprio o del nome comune. Sempre in questo panorama, molto importante un testo di Kripke, Naming and Necessity, che fa un casino pazzesco, adesso non vado a dirvelo, come dire, con precisione, ma comunque, ci sono tutta una serie appunto di teorie, da quella descrittivista a quella dei designatori rigidi, a quella della fissazione di riferimento, che studiano il modo in cui funzionano i nomi propri. Quello che è importante è che sappiate che è un panorama complicato che si può approfondire diciamo, andando a pescare tutta una serie di tradizioni teoretiche che affondano addirittura in quello che si chiama nominalismo, tradizione filosofica, diciamo, formalmente attribuita alla scolastica, che si divide da... No, io non so quanti abbiano fatto filosofia qui, io non l'ho fatta, quindi capite bene quanta difficoltà anche per me entrare in questo discorso. Sostanzialmente, tutto ciò si rifà alla cosiddetta disputa sugli universali, cioè se esista o meno un mondo di modelli, e siamo di nuovo a Type e Token, a cui i nomi si rifanno o no, e quindi se diciamo... La parola albero, riferendosi all'albero, ha senso se non è riferita unicamente a quell'albero o meno. La cosa interessante è questo Paolo Virno che in Parole con parole, poteri e limiti del linguaggio fa un capitolo sui nomi propri e l'autoriferimento e dice che se uno vuole essere proprio nominalista radicale, il suo lessico dovrebbe essere limitato esclusivamente ai nomi propri, cioè a quelli che sono chiaramente riferiti a una singolarità. Vabbè, comunque, torniamo invece alla semiotica. Come diceva il vostro collega, quello che ci interessa a noi è più che altro il rapporto del nome con la cultura, che è un rapporto interessantissimo perché spesso e volentieri produce quelli che alcuni hanno chiamato nomi parlanti. Mi veniva in mente l'esempio di Odisseo, il protagonista chiaramente dell'Odissea, la cui etimo non è chiaramente definita. Alcuni parlano di Odos, viaggio. Alcuni parlano di Udeis, nessuno che è poi in effetti il nome che lui dirà di avere nell'episodio del Ciclope. Come ti chiami? Udeis, cioè nessuno, e il Ciclope lì fa una figura bruttissima perché cerca di spiegare che nessuno lo ha ferito. Anche odiosomai, appunto, cioè essere odiato. Questo è appunto un caso di nome parlante molto interessante perché ha una serie di etimologie incerte, fino a poi a Ulisse, che probabilmente è di origine, cioè che è di origine latina, significa in qualche modo irritante o irritato, probabilmente posteriore a Livio Andronico. Ma di nomi parlanti ne abbiamo un sacco, voglio dire, Pinocchio, non so chi ha letto il Miles Gloriosus di Plauto, oggi è molto classica la cosa. Qualcuno ha letto il Miles Gloriosus? Uno. Vuole raccontarci il Miles L'ho Gloriosus? letto al liceo, Se lo ricorda? infatti il liceo 4 anni fa, Vabbè, cioè. io anche io l'ho letto al liceo, l'ho fatto qualche anno fa più di lei, quindi. Cioè, di Prego. nome nome, cioè sempre comunque da una cosa di via cultura classica, nel senso che comunque in qualche modo, come nel caso di Odissio, il Sì. nome ti racconta anche,
il contributo che il personaggio andrà a dare alla storia, perché comunque le commedie sono modelli in cui c'è sempre un personaggio che andrà a fare una cosa, un personaggio per cui il nome, cioè chi va a guardare la commedia già dal nome capisce chi finirà a fare cosa. Certo, cioè c'è in qualche modo dentro il nome in qualche misura una prolessi, un'analessi, una destinazione, eccetera. Il Miles Gloriosus, che si potrebbe tradurre come diciamo il soldato vanaglorioso, appunto presenta molto chiaramente questi nomi: Pirgo Polinice, l'espugnatore di torri, che poi in realtà appunto è un personaggio che è un fanfarone, che dice un sacco di palle, Artotrogo, che è il rosicapane, che in realtà è il personaggio che svolge una funzione chiaramente parassitaria, e così via. Questo c'è anche nel cinema in modi più o meno nascosti, cioè quanti hanno visto Psycho? E qui bisognerebbe uno stuolo di mani alzate. Olè. In Psycho il protagonista è Norman Bates, e diciamo la povera donna uccisa è Marion Crane. Norman prende il nome Norman dalla madre, che sappiamo che è morta e giace in cantina. Bates contiene in sé in qualche modo Bat, che è il pipistrello, quindi un animale con una certa connotazione. Marion ha qualcosa di Maria, e sappiamo che nel cinema c'è una ricorrenza di nomi derivati da Maria, che hanno in sé, come dire, il tema della bellezza angelicata, ingenua, illibata e così via. Crane è la gru, quindi un animale come un pipistrello che condivide sul piano semico, per tornare a quello che dicevamo prima, alcune caratteristiche del pipistrello, vola eccetera, ma è un animale comunque predato e non predatorio, infatti è la preda di Norman Bates. Altri esempi: Zampano e Gelsomina nella Strada di Fellini, primi due che mi sono venuti in mente, ce ne sono tantissimi. C'è una fonte che secondo me è una fonte per iniziare interessante, che è Zaccarello, i primi appunti tipologici sui nomi parlanti. Questi nomi, una volta che appunto sono costruiti, poi viaggiano nella cultura. Pinocchio, ad esempio, si trasforma in una parola che è pinocchiate, e c'è una bibliografia sulle cosiddette pinocchiate fasciste e così via. Odisseo, come Udeis, ad esempio, diventa protagonista di una serie di fumetti, Udeis, il cui protagonista, non diciamo, non ripercorre propriamente la storia di Ulisse, ma prendendo dal nome questo Udeis come nessuno, sfrutta le proprietà semantiche di questo nome per diventare un personaggio di un certo tipo. Tutto chiaro fin qui? Non propriamente, ma insomma, cerchiamo di chiarire quanto possiamo. Come dicevo prima, il nome è chiaramente, definendo la vostra identità, è in qualche modo anche legato a una responsabilità. Processualmente l'imputato, anche se tutti sanno chiaramente chi è, cioè non ci sono equivoci, deve sempre fornire il proprio nome, il proprio cognome e la data di nascita. C'è una scena di un film che ha fatto abbastanza scalpore l'anno scorso, Sulla mia pelle, che è diciamo la cronistoria delle vicende di Stefano Cucchi, che a me interessa perché mi sono occupato anche di Francesco Mastrogiovanni, che è stato il maestro internato in un TSO, è morto, cioè mi interessano anche questo tipo di storie. La scena del processo è molto indicativa, cioè il poliziotto che è chiamato a testimoniare già dichiara che ha di fronte il Cucchi Stefano, e tuttavia Stefano Cucchi è poi chiamato a testimoniare, e il giudice, che è rappresentato in un certo modo che non vi sto a dire, senza guardarlo in faccia, di nuovo chiede nome, cognome e data di nascita dell'imputato. In quel momento, quando lui li dichiara, in qualche modo si è definito come presenza corporea che corrisponde a quel nome nell'aula del tribunale. Appunto, questo discorso sulla propria presenza definita da un nome è un discorso che nella storia della cultura ha tantissime varianti. Vi faccio notare che questa scritta che ho messo lassù è una scritta, come dire, parodica, nel senso che noi abbiamo visto i film di Bud Spencer e Terence Hill, non abbiamo visto i film di Carlo Pedersoli e Mario Girotti, e che c'è un universo di senso complesso dietro questo cambio di nome.
dietro questa sostanzialmente forma pseudonima o non chiaramente pseudonima, poi ci arriviamo, e cioè appunto che all'epoca era, come dire, indicato prendere un nome che avesse delle caratteristiche più americaneggianti, che dava, come dire, una matrice di internazionalità al proprio volto, al proprio modo di girare. Infatti Bud Spencer e Terence Hill poi spesso giravano film all'estero. Ce n'è una lista lunghissima, io me ne ho segnalati solo alcuni. Capite bene come il nome diventa strumentale anche al proprio bisogno di vendersi in un certo modo. Un altro esempio che io trovo interessantissimo è quella della Italo Disco. Qui il professor Marino saprebbe parlarne più di me, ma c'è stata tutta una tendenza per cui alcuni esponenti di questo genere musicale, appunto chiamato Italo Disco, come Stefano Zandri, hanno cambiato il loro nome in cose come Dan Harrow, che sarebbe Denaro, o Alberto Carpani in Jock Hettel, Giocattolo, poi diventato Albert One, Albert One. Quindi, come dire, una traduzione che mirava a dare sul, diciamo, a livello di suono un'idea di internazionalità Inghilterra America, però poi con un rimando diretto invece a termini chiaramente italiani. Ci sono tracce di questa storia in un articolo di Dario Martinelli. C'è anche chi invece ha cambiato nome ma rimanendo italiano, ma volendo in qualche modo con il nome contrassegnare la propria presenza e lavorare su una presenza che non era come voleva. Pupo, cioè il nome vero di Pupo? Tutti sapete che Pupo è Enzo Ghinazzi, giusto? Enzo Ghinazzi? Mi sembra di sì, no? Fa un lavoro chiaro sul proprio nome, cioè essendo piccolino, mingherlino, eccetera, lavora su questa, diciamo, sua predisposizione fisica e si fa chiamare Pupo. Il cinema della trasgressione, che è una dicitura per uno specifico genere cinematografico di cui abbiamo alcuni esponenti, che non sono Lars von Trier, perché Lars von Trier è un'altra cosa. Comunque, di nuovo, Rosanna Mele diventa Cassandra Stark, James Harding diventa Nick Zedd. Lars von Trier, mi veniva in mente, ad esempio, non cambia nome ma aggiunge questo Fon, che dà diciamo riassetta completamente il suo personaggio, il lavoro sulla sua persona inteso come appunto personaggio. Nel cinema similmente, nel cinema delle origini, questo è Cabiria, il primo colossal. Chi è che ha visto Cabiria? Ok, il primo colossal al mondo sostanzialmente, storico, girato a Torino da Giovanni Pastrone, con un lavoro sulle didascalie fatto da Gabriele D'Annunzio, che era senz'altro, come dire, un fine retore, un fine comunicatore. Le prime edizioni di Cabiria vengono presentate non da Giovanni Pastrone, che è un nome che non fa appeal, ma da Piero Fosco, no? Nel cui cognome c'è già un tenebrore, un'aura in qualche modo mistica, una persona fosca e così via. Cioè lo pseudonimo può avere molte funzioni in realtà, può assolvere a molte funzioni. Anna Maria Testa ci aiuta a identificarne alcune di queste che io ho chiamato funzioni pseudonime. La prima è quella di scrivere. E cioè, ad esempio, non so quanti di voi abbiano mai letto un romanzo di Robert Galbraith, che è uno scrittore che scrive romanzi fra l'horror e il thriller, ma lui è J.K. Rowling, nota alle cronache chiaramente per aver scritto una serie di romanzi per bambini e adolescenti, che sono i romanzi di Harry Potter. A dire che J.K. Rowling in qualche modo a un certo punto ha sentito l'esigenza di darsi a un altro genere che non era conforme al tipo di genere che era associato al suo nome, e quindi ha dovuto fare un cambio. Di queste cose sono certo che Idone Cassone vi parlerà meglio, avendo letto il titolo del suo intervento. Se non è così, ti ho messo in difficoltà. Appunto, cambiare nome e cambiare identità, stessa cosa Lewis Carroll, che noi conosciamo per aver scritto
Alice nel Paese delle Meraviglie, in realtà era anche un matematico, era anche altre cose, dicono alcune biografie, ma non sto a dirvelo. In realtà si chiamava Charles Lutwidge Dodgson e con questo nome lui faceva, diciamo, la pubblicistica accademica tradizionale. Se avesse pubblicato anche i romanzi di Alice nel Paese delle Meraviglie con questo nome, probabilmente il suo, diciamo, prestigio accademico ne avrebbe risentito. Quindi per scrivere e per sentirsi liberi di scrivere varie cose. Alessandro Perissinotto scrive gialli sotto pseudonimo e non so chi sappia, io non so quale sia il suo pseudonimo, però lui ha dichiarato di scrivere sotto pseudonimo proprio perché il giallo in qualche modo è un tipo di romanzo che magari non è prestigioso come altri tipi di romanzi e quindi per non inquinare il suo primo nome usa un altro nome per scrivere altre cose. Ma anche per moltiplicarsi, quella che io ho chiamato schizonomia. Il nome che ricorre di più è quello di Pessoa, che ha almeno, si sono contate almeno 136 identità per Pessoa. E nel suo caso non si parla propriamente di pseudonimia, ma si parla anche di eteronimia, che è una cosa leggermente diversa dalla pseudonimia, perché l'eteronimia è in qualche modo non cambiare il nome per se stesso, ma inventare un nome per un proprio alter ego che in qualche modo si vuol far vivere di vita propria. Vi faccio un esempio. Le ultime lettere di Jacopo Ortis, in alcune prime edizioni, non sono presentate come scritte da Ugo Foscolo, ma paratestualmente sono le ultime lettere di Jacopo Ortis. Cioè Jacopo Ortis è presentato come autore che racconta, diciamo, che scambia delle lettere con Lorenzo Alderani e racconta in qualche modo alcuni episodi della sua vita. E c'è anche un ritratto che però è quello di Foscolo, cosa che non è dichiarata, ma questo è il ritratto di Foscolo. Mi pare che le ultime pagine, sia nella seconda edizione, siano scritte volutamente in calligrafia appena, come rimarcare. Esatto. Funzione dialistica. Esatto, e c'è anche un'altra cosa sulle ultime pagine, e ci arriviamo. Nelle ultime pagine ci sono anche c'è un assaggino di un'altra opera di Foscolo, che è la traduzione del Viaggio sentimentale di Yorick, che è un libro di Stern, che Foscolo traduce firmandosi Didimo Chierico, anche lì facendo tutto un discorso sulla costruzione del nome. Pare che la radice fosse Didimo Calcentero, che era un erudito alessandrino. Ma questi di fatto sono eteronimi, non sono pseudonimi, cioè l'idea è proprio che questi personaggi si stacchino dall'autore e vivano una vita propria. Sull'eteronimia ne parla anche Tabucchi, qui c'è un Tabucchi ripreso da Russo, che ci dice: l'invito di Tabucchi, in cui emerge soprattutto un paradigma che è anche quello dello strutturalismo di matrice francese, risiede invece nella comprensione dei funzionamenti del sistema, l'eteronimia, e delle strategie in cui agiscono gli autores che dall'eteronomia derivano. Quindi si tratta di comprendere non tanto chi siano veramente gli eteronimi, cioè non interessa tanto capire il fatto che Didimo Chierico sia Foscolo, quanto piuttosto come agiscano come entità staccate questi eteronimi. Nel sistema lui parla di Pessoa. Come Tabucchi non si stancherà di ribadire, l'eteronimia deve essere intesa non tanto come un metaforico camerino di teatro in cui l'attore Pessoa si nasconde per assumere i suoi travestimenti letterari o stilistici, ma proprio come zona franca, come linea magica varcando la quale Pessoa diventò un altro da sé senza cessare di essere se stesso. E appunto, vi dicevo, qua è fondamentale il paratesto, nel senso che si passa a un'altra edizione e qui invece Jacopo Ortis non è più l'eteronimo, l'autore delle lettere che andremo a leggere, ma è parte del titolo di qualcosa scritto da Ugo Foscolo. E allora il tema è capire se il nome sia paratesto, sia topic. Qui bisognerebbe fare un lavoro serio proprio sui paratesti di queste opere per cercare di capire come cambia la funzione pseudonima o eteronima nelle opere. E dicevo, quindi, la funzione pseudonima è per scrivere, per moltiplicarsi,
per esserci. Ad esempio, molte scrittrici si sono trovate a usare nomi maschili per cercare di sbarcare il lunario in un mercato editoriale che senz'altro in anni meno recenti era matrice maschiocentrica. Le sorelle Bronte, ad esempio, hanno usato una serie di pseudonimi. Isaac Dinesen, che sarebbe Karen Blixen, all'inizio era Isaac Dinesen proprio per evitare di vedersi cassata un'opera soltanto per motivi, diciamo, di genere. Alcuni altri hanno usato invece puntare il nome, nel senso che B. Surace potrebbe essere Bruno come Barbara Surace, e quindi per evitare, diciamo, di essere nuovamente cassate. C'è anche una bibliografia su questo dato. Per unirsi, lo pseudonimo è il modo in cui alcuni collettivi di persone elaborano una concrezione delle loro individualità su un ideale unico individuo. I film dei Monty Python, i Monty Python poi si staccano e ognuno fa cose diverse, il più noto rimane Terry Gilliam, però sono i film dei Monty Python in quanto una singola identità riunita attorno a un nome. Luther Blissett, Booming, diciamo tutti quelli che volete trovare. Per distinguersi, nel senso che, torniamo lì, alcune persone insoddisfatte del proprio nome perché lo ritengono poco spendibile, scelgono, torniamo a Enzo Ghinazzi che si fa pupo e così via, scelgono di cambiare nome. Marilyn Monroe di fatto aveva un altro nome. L'idea appunto che se Sema è Soma e nome è Sema, allora nome è Soma, cioè il nome è associato a caratteristiche somatiche. Woody Allen, Joseph Conrad, ne trovate a bizzeffe di nuovo. Cercando dei personaggi famosi su Wikipedia è molto frequente leggere il nome del personaggio e poi in realtà il vero nome poco più avanti. Per navigare, quindi per confondersi e per tutta una serie di altri motivi che ho detto in precedenza, qua ho raccolto una serie di fake name più che nickname: Renzo Mattei, Virginia Regì, Cippo Pivati, che mi piace moltissimo, Carlo Cayende e così via. In basso a sinistra c'è il nome di Dread Pirate Roberts. Qualcuno conosce questo nome? Questo era il nome che si era dato il fondatore di un sito che si chiamava Silk Road, di cui ho parlato in un volume che è curato da Mattia Tiboi e Gabriele Marino sulla viralità. Silk Road era un sito per la compravendita di varie cose, ma reso noto per la compravendita di droga, perché era situato, diciamo, nel cosiddetto deep web, non era indicizzato, e il capo di questo sito pare fosse questo personaggio qui, Dread Pirate Roberts. Dopo lunghe peripezie, lunghe rocambolesche, è stato beccato un ragazzo dall'FBI che è stato fatto corrispondere a questo nome, facendo appunto quel percorso ritroso indicale di cui parlava il professor Leone l'altra settimana. E chiaramente questo qui è in galera per sempre, buttato via la chiave. Tuttavia una serie di fonti dicono che non è chiaro se fosse chiaramente totalmente lui questo account. La storia dell'account è molto interessante perché era un account con tutta una serie di regole libertarie, una serie di manifesti, teneva in ordine il forum da un punto di vista ideologico. Adesso c'è un ragazzotto, avrà una quarantina d'anni, che sta in galera e non si sa ancora se sia lui, perché lui nega totalmente. Però ci fa capire anche che appunto la funzione pseudonima è utile per nascondersi. Di fatto la pseudonimia e l'anonimato non sono due robe così staccate. La pseudonimia è una forma di ritorno all'anonimato una volta che dall'anonimato si è usciti. Cioè, perché si voglia usare uno pseudonimo, spesso e volentieri vuol dire che prima si è fatti il nome, che è un modo di dire, per intendere, il proprio nome è circolato in maniera tale che si voglia ritornare in una condizione di non circolazione del nome. E qui pensavo appunto che si poteva inserire l'anonimato, la pseudonimia eccetera nel quadrato della veridizione e vedere se saltava fuori qualcosa. Non l'ho fatto perché non ho avuto tempo. Questa è
diciamo, un'ipotesi che rilancio soprattutto ai miei colleghi come ipotesi di pensiero. C'è anche una forma di anonimato non voluto. Ad esempio, nel cinema delle origini, molto di quello che sappiamo un pochino sul cinema delle origini, ma molti dei nomi che hanno lavorato in quel tipo di cinema non li conosciamo e non li conosceremo mai, ma non perché qualcuno non abbia voluto farci riconoscere, perché ad esempio nelle produzioni cinematografiche del fine 1800, inizio 1900, spesso non era in uso semplicemente usare i nomi, dire i nomi di chi aveva lavorato, quindi buona parte del personale di scena, ad esempio del personale creativo, non compariva nei credits ed era, come dire, un artigiano, un mestierante che lo faceva, esattamente come nessuno potrà mai sapere il nome del mio panettiere, perché in questa fase della storia i panettieri non è dato che il loro nome rimanga alla storia. C'è tutta una diatriba sui cosiddetti sceneggiatori amatoriali che di nuovo non figurano, i primi attori nemmeno, e anche alcuni scrittori professionisti, le comparse e così via. Tutto ciò nasce da una storia relativa alla prima versione di Ben-Hur del 1907, con cui non vi annoio. Sappiate solo che a un certo punto esplode negli Stati Uniti una foga, tutti vogliono diventare scrittori di film originali, quindi ce ne sono migliaia. Spesso questi film vengono accolti dalle case di produzione e sostanzialmente di chi l'ha scritti non sappiamo quasi nulla. Sono rimasti anonimi. Tutto ciò è connesso all'idea del nome e la celebrità, appunto, dicevo, farsi un nome, fatti un nome nell'accademia, fatti un nome nella musica e così via, significa fare in modo che il proprio nome venga inserito a forza nelle enciclopedie, nell'immaginario di un certo tipo di, diciamo, di comunità. Il nome diventa un corpo nomato, cioè nominato e normato, è associato direttamente, di nuovo torno a dire, al volto, tranne in alcuni ambiti, diciamo, della cultura. Ad esempio, nella pornografia ci sono siti apposta che associano i nomi ai seni. E allora lì è un caso, voglio dire, c'è un sito che si chiama Boobpedia, che è come Wikipedia, ma diciamo l'enciclopedia delle tette, letteralmente, in cui il nome è associato ai metadati riferiti al seno di una persona, ad esempio. Però tendenzialmente si parla di nome volto. E qui appunto ci sono una serie di cose interessanti, nel senso che quando uno si fa il proprio nome diventa lingua, come Ferragnez forse, che pare sia... Adesso che Ferragnez sia stato inserito nell'Enciclopedia dei Treccani non vuol dire praticamente nulla. Nel senso che noi comunque non usiamo l'aggettivo ferragnano o fedeziano per dire qualcosa, però tarantiniano lo usiamo, diciamo, non solo riferito a un film di Tarantino, ma anche riferito a tutta una serie di proprietà che si rifanno a quel nome, che è portatore di un'estetica, un'ideologia, astrologia e così via. Qui c'è anche un problema proprio nell'italiano, nel senso che diciamo che la questione è se una cosa è tarantiniana o tarantinesca, e quindi diremmo che è tarantiniano un film di Tarantino, è tarantinesco qualcosa che si rifà all'estetica di Tarantino, però di fatto linguisticamente la diffusione poi è quella. Ad esempio il filosofo Diego Fusaro, che non so quanti conosciate, spesso rifiuta l'idea di essere chiamato marxista e si definisce marxiano, e qui capite bene che il discorso sui suffissi è abbastanza importante, nel senso che uno è mi rifaccio all'opera marxiana, l'altro è mi rifaccio all'ideologia derivata dall'opera che è marxista e così via. Tutto ciò a dire che il nome ti qualifica sempre. Farsi un nome non è un rapporto unilaterale in cui il nome si associa a un corpo volto. Farsi un nome fa anche il nome stesso, e cioè imbibisce il nome di nuove dimensioni connotative che il portatore del nome può accettare, ma anche a un certo punto rifiutare. Chi si è fatto un nome di un certo tipo può anche non volersi essere fatto quel nome. Io penso che uno come Weinstein, il cui nome è associato a, come dire, stupratore,
non sia contento di essersi fatto quel nome, può anche voler rifiutare di chiamarsi in quel modo. Si avviano così casi di disconoscimento di cui il povero Alan Smithy, che è una sorta di spazzino onomastico, si è fatto carico nella storia del cinema, laddove il portatore del proprio nome associato a un certo testo volesse ometterlo per rabbia, per vergogna o per altre questioni. E qui vedete appunto un film diretto da Alan Smithy, qui c'è scritto, perché poi ci sono tutta una serie di varianti. Alan Smithy è la prova di come anonimato e pseudonimato siano cugini, è lo pseudonimo di chi vuole restare anonimo. Marco De Seris, non parlando di Alan Smithy, ma parla in effetti di improper names, nomi impropri. E in effetti Alan Smithy, secondo me, è un caso di quello che io ho chiamato pseudonimato. Tutto nasce durante le riprese di Ultima notte a Cottonwood del 1969. Il film viene girato da due registi, che sono Robert Ogden e Don Siegel, che si avvicendano sostanzialmente perché inizia Robert Ogden, ma poi c'è un attore che... un attorone di stirpe che non ricorda nessuno, Richard Widmark, in qualche modo è scontento di Totten e lo fa sostituire. Dice: non voglio essere più diretto da te, tu non capisci le mie esigenze artistiche, eccetera, eccetera, per favore vattene via. E quindi subentra Don Siegel, che gira sostanzialmente tante scene quante ne aveva girate Totten. Alla fine c'è un girato che è comune. E i due registi iniziano a farsi la corta vicenda. Uno dice: non voglio prendermi il merito io, no, ma non voglio prendermelo io. Sostanzialmente nessuno dei due vuole avere il nome in quel film perché non sono soddisfatti. E la produzione dice: però il film deve uscire, è stato pagato soldoni, e quindi lo fa dirigere da Alan Smithy. Inizialmente optano per Al Smith. Al Smith è un nome che però è un nome troppo generico e che può, diciamo, sortire alcuni problemi, allora dicono: usiamo Alan Smithy. I giornali dell'epoca, il New York Times è uno, ma ci sono altre fonti, sono poi contenti del film e parlano di Alan Smithy come di un grande regista che ha girato un bel film. Un critico dice: questo Alan Smithy non lo conoscevo, però sembra che sia molto bravo. Ci sono addirittura casi in film particolarmente travagliati in cui ci sono più Alan Smithy, qua ci sono Junior e Senior, ad esempio. E questo qui era Morte, detto va Gunfighter, tradotto in Ultima notte a Cottonwood. Purtroppo non si vede, ma nella locandina appunto il regista è Alan Smith. Anche nella saga di Eraser, che è una saga nota a chi piace, c'è questo regista qui segnalato e così via. La storia del cinema si affeziona a questa vicenda, che non conosce nessuno, però nel mondo del cinema è nota, tant'è che questa è una prima schermata di una lunga lista di film in cui compare Alan Smith. E come vi dicevo prima, sono spesso filmacci, come si direbbe. Ma non solo, ad esempio... adesso non mi ricordo, dovrebbe essere un film di De Palma, ma forse comunque uno di questi registi della New Hollywood molto famosi, che quando è stato rifatto per la airplane version, cioè i film che guardate sugli aeroplani, ha subito dei tagli, e allora quella versione lì è stata disconosciuta ed è effettivamente diretta da Alan Smithy. Ci sono altre versioni di videoclip musicali, come dicevo, o per esempio la versione televisiva di Dune di David Lynch, rifatta per la televisione, quindi violentata, di nuovo risulta diretta da Alan Smithy. Ci sono tutti questi casi. Fino a quando si arriva a Meta Smithy, cioè nel 1997, in un'epoca d'oro di un certo cinema d'azione, Alan Smithy, lo vedete lì sopra Hollywood brucia, in realtà è Arthur Hill, dirige un film che si chiama appunto Hollywood brucia. È un film in italiano quasi del tutto introvabile, non è distribuito. È un film dove, citavo Weinstein non a caso prima, perché in realtà Weinstein è l'unico film in cui lavora come attore. Ed è la storia di un regista che si chiama Alan Smithy, di nome, gira un film a cui e i produttori in qualche modo gli negano il montaggio finale, quindi l'ultima parola sull'opera. Lui vuole disconoscere il film, ma non può farlo, perché dovrebbe firmarlo Alan Smithy, che è propriamente il suo nome. Ed è un film interessantissimo, perché nel 97 è girato come un mockumentary, quindi un falso documentario,
e siamo addirittura prima di The Blair Witch Project, che è noto per essere, diciamo, quello che ha aperto la porta del mockumentary e così via. Non è l'unico caso, ad esempio in quegli anni esce anche Last Action Hero, forse qualcuno l'ha visto, in cui abbiamo un Arnold, qualcuno l'ha visto Last Action Hero? Abbiamo un Arnold Schwarzenegger che fa contemporaneamente se stesso e se stesso che fa nel film, cioè sono anni di grande foga metalinguistica nel cinema, siamo tutti convinti che si è esplosa con Birdman, in realtà ci si lavorava prima, e io vi farei vedere due o tre scene di questo Hollywood brucia per capire il valore di Alan Smithy nel cinema. Questa è l'unica versione che esiste da Telepiù. Sono mai una volta soltanto ed è rimasta incinta, perciò è un film quasi religioso, capite? Ha concepito quasi per miracolo. Di testa che sono lunghissimi, comunque il film stesso figura nei titoli di testa di Alan Smithy, magari questo ve lo faccio vedere, quindi cortocircuito metalinguistico è totale, nel senso che è un film su Alan Smithy diretto da uno che si fa chiamare Alan Smithy e così via. Così vi faccio vedere qual è il film oggetto della disputa nel film, perché secondo me è un capolavoro. Qualcuno, se l'obiettivo è sporco, non posso stare tutto il giorno qui. Ah, sta calmo, sta calmo. Non provarci con me. Non provarci con me. Non provarci con me. Non provarci con noi. Top. Siamo grandi. Con questo film batteremo ogni record di incassi. Il grande potere bene, siete grandi. Tutto il potere alle star. Bravissimi. Il pubblico impazzirà. Se piace a te, piace anche a me. La rifacciamo, eh? La rifacciamo? Ma che dici? Sarà perfetta. Tu credi? Da capo, per favore. Era perfetta, sì o no? Perfetta, perfetta. È assurdo rifarla. Senti, piantala, Alan. Ma siete proprio sicuri? Io dico che può venire meglio. Meglio? Pazzesco. James, parla tu con quell'idiota. Sono io che ti ho assunto. Non farmi incazzare. Se non ti levi di torno con quella cinepresa, te la spacco sulle corna. Fermo, tagliali, perfetto. No. Perché sei così insicuro che non accetti mai consigli? È un orrore, è terrificante, tu lo stai sodomizzando. Sodomizzando? Ma che cavolo ti viene in mente? Io certe cose non le ho mai per fatte. Per favore, James, ti supplico, c'è il mio nome su quel film. E allora dammi retta, togli il tuo nome e firmalo Alan Smithy. Ma sono io Alan Smithy? Ah sì, beh, non lo dire troppo in giro. Oddio. Allora, taglia. Devo farlo. Ehi, senti amico, faresti una stronzata, dar retta a me. Quello che dici mi sembra proprio allucinante. Bene o male, è sempre un film. Ma è la cosa per cui viviamo, porco mondo. C'è il sudore di tanta gente in quelle pizze. Non puoi bruciarle, porca troia. Devi restituirle, capito? Non posso. Beh, mettiamola così allora. Devi restituirle, fratello. Mi hanno portato via il mio film. Me l'hanno soffiato. Mi hanno violentato, mi hanno stuprato, hanno minacciato di uccidermi. Ti hanno trombato, sì, questo è poco ma sicuro. Proprio trombato, giusto? Come l'ultima delle puttane. Sì, ma se noi crediamo nel cinema, e ci crediamo, non dovremmo assumerci l'impegno morale di proteggere il mondo dai brutti film? Quel film è proprio così brutto.
una merdata spaventosa. È peggio di Showgirl. È peggio di Showgirl. È una merda totale. Comunque io dico che non lo devi bruciare. Se fa così schifo, togli il nome e arrivederci. Sì, puoi usare quel nome inventato. Com'è? Quello che usano tutti. Ma io non posso. Il mio nome è Alan Smithy. Siamo afroamericani ed è un punto a sfavore. Siamo cosacco-americani e sono due punti a sfavore. Ma porca puttana, non ci chiamiamo Alan Smithy. E questo è poco ma sicuro. Capite bene perché l'ho chiamato l'infame storia di Alan Smithy. Diciamo che per concludere, visto che siamo arrivati così al cinema, e al cinema che parla di se stesso, questo è un filone molto minore, diciamo, però comunque ogni tot Hollywood tende in qualche modo a, diciamo, rigettare l'acido della sua stessa essenza, diciamo. Due film che io vi menziono sono uno, Hollywood Ending, in cui appunto un Woody Allen interpreta la sua figura non chiamandosi in quel modo, mi sembra del 2002, e più noto Disastro Hollywood, forse, in cui appunto si avvicendano grandi nomi, Sean Penn, eccetera. Film molto interessante, purtroppo non molto noto, tutto incentrato di nuovo sulla politically correctness o meno in Hollywood. Io penso di avervi già ubriacati abbastanza, quindi vi ringrazio e mi fermerei qui.